Ragazzi, come promesso, oggi che è l'ultimo giorno e devo partire, vi faccio fare un mini tour all'interno del mio mitico Puffo Burlone. È un Alfa Romeo 35 R8 del 1978, camperizzato nel 1982 in maniera artigianale. E adesso ve lo faccio vedere all'interno, cose così non ne vedrete sui camper e sui furgoni camperizzati moderni. State ben attenti. Zanzariera molto spartana. Questo è l'ingresso. Adesso salgo. Zona giorno con tavolino che è slidabile, si dice così, per poter mangiare comodamente. La mega finestrona. Per andare nella zona retro si risposta il tavolino e andiamo a vedere il frigo giga. Come potete vedere è decisamente più ampio di un frigo dei camper attuali, non so quanti litri sia. Qui abbiamo la dispensa, ovviamente adesso vuota perché ero via solo per due giorni. Qua di solito ci metto la pasta, quelle cose lì, un po' di rumenta da cucina e stiamo nel reparto cucine. Qui abbiamo i fornelli con una bella finestra per ventilare per bene. Sotto questo qui è il vano per due bombole da 10 kg. In questa zona qua io di solito lascio pattumiera. Adesso lì vedete il sacchetto della plastica per la differenziata, la mia caffettiera, il caffè, il boiler dell'acqua calda a passaggio. E ora vediamo il mega bagno con WC nautico. Un lavandino abbastanza comodo, spazio ce n'è, mobiletti per tutte le mie belle cose. Questo sono io allo specchio. Una volta chiusa la porta abbiamo la doccia, che comunque è grande e spaziosa, come potete vedere ci si sta. Si chiude la tenda, qui devo passare qua sopra il mio accappatoio e ora usciamo. Per dormire ci sono un letto là sopra, che adesso vi faccio vedere come si apre, che è due piazze secche tranquillamente, largo 1,90 m, lungo 2,10 m mi pare. E anche questo qua sotto diventa tutto un letto, ovviamente spostando questo, che poi viene giù e si appoggia su queste canaline e si apre dall'altra parte in questo modo. Toc. E diventa un altro letto enorme, grosso come tutto il camper qua sotto. Ma adesso vediamo come si apre quello là. Aspettate che cerco di capire come lasciare la cam. Aspettate che l'appoggio qui, vediamo se resta, se non cade. Così, dovrebbe rimanere. Tac. Là. Adesso vi faccio vedere quanto è grande e come si apre. Questo qui. Braccio sotto. Ta-da! Camper pronto per dormire. E guardate, c'è spazio o no secondo voi per dormire qua sopra? Super gigante. Un po' di armadietti, questo qua, guardaroba, tutti i vestiti. Roba anche di qua, il pannello vintage con tutti i comandi per le batterie, seleziono batterie per la 220, fusibili veramente vintage. Anche qui abbiamo un guardaroba. Per ricordare che è il Puffo Burlone, abbiamo anche il suo bel poster, cassettiera con la biancheria del letto, asciugamani,
cuscini, i due cassetti dove ci sono posate e strofinacci, la stufa per l'inverno. Dimenticavo anche di dirvi che comunque anche sotto ogni divanetto tipo questo ci sono dei vani e dei gavoni. Qui ad esempio tutto quello che è corrente, acqua, l'estintore, sotto questo qua c'è la pompa dell'acqua, due sgabelli e il serbatoio che adesso è coperto da quello strofinaccio. E da questo lato qui invece ho le seggiole per l'esterno, un po' di scatole per mettere via qualcosa da dispensa, i piedi per fare il letto, quello qua sotto che vi ho spiegato prima, e il portabottiglie e una tanica per il gasolio dove si rimanere mai a piedi. E questo è tutto. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao ragazzi.